Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questo luogo con la chiesa di San Pio da Pietrelcina, per ricordare a tutti voi che avete a disposizione l'indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione per raccontare la vostra storia, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Ad esempio Margaret che dice: mia madre Angela era sempre stata molto devota di Padre Pio e della Madonna, in modo particolare la Madonna del Paradiso che si venera a Mazara del Vallo in Sicilia, patrona del paese dove era nata. E quando a mio fratello Giuseppe fu diagnosticato un cancro, mia madre pregò intensamente Padre Pio e la Madonna chiedendo appunto un miracolo, ma il miracolo non avvenne. Siamo nel 2009, mio fratello morì nel 2009 dopo aver sofferto per un anno e mezzo. Mia madre divenne così sconsolata che decise di rimuovere da casa tutti gli oggetti religiosi e di non pregare più. Diverse settimane dopo mia madre mi disse che durante la notte aveva visto Padre Pio che le disse: io ho pregato il più possibile per tuo figlio, ma non doveva succedere, tutto dipende da Dio. Dopo mia mamma cercò di addormentarsi, ma fece esattamente lo stesso sogno in tutti i suoi dettagli, e la terza volta che accadde decide di stare in piedi per il resto della notte. Il sogno le portò chiusura e pace, e mia mamma ricominciò a pregare, di nuovo a frequentare la chiesa come aveva sempre fatto prima.